Buonasera a tutti e di nuovo grazie per partecipare alla sessione plenaria. L'obiettivo di questa sessione è descrivere la piattaforma Intercampania, piattaforma sempre più al centro delle strategie regionali, e lo faremo con il supporto di dirigenti delle direzioni generali di Regione Campania e con il supporto di responsabili di sistemi informativi di agenzie in-house della Regione Campania. Chiamo sul palco Vito Verola, dirigente di staff dell'ADG Università Ricerca e Innovazione, che ci descriverà il ruolo di Regione Campania nello sviluppo della strategia digitale. Buongiorno a tutti, anzi buonasera quasi. Allora, oggi siamo qui a parlare di un investimento che ha fatto Regione Campania non più tardi di un paio d'anni fa e sul quale la Regione crede molto. Però prima di cominciare su questo vorrei fare un'analisi un attimo, una impostazione sullo scenario, perché negli ultimi anni a livello nazionale è cambiato molto lo scenario riguardo al tema del digitale. Modifiche normative, stiamo facendo riferimento al CAD, impostazioni di legge, vedi legge finanziaria riguardo alla razionalizzazione della spesa informatica. Piani di sviluppo nazionale, come il piano nazionale di sviluppo dell'informatica per la pubblica amministrazione, il piano triennale, il piano crescita digitale, ha impostato a livello nazionale e quindi per tutte le pubbliche amministrazioni la modalità di investire sul digitale. Quali sono gli ambiti di interesse? Gli ambiti di interesse riguardano la parte infrastrutture, sulla parte reti, sulla parte data center, e la parte dei servizi, dove sui servizi si ragiona sia in termini di servizi cosiddetti trasversali, che sono i servizi di base per tutti, sia in termini di servizi digitali ai cittadini. Per quel che riguarda l'investimento in azioni sulle infrastrutture, questi comportano investimenti massivi sulla rete, quindi sulla cosiddetta banda ultra larga, e investimenti finalizzati alla razionalizzazione dei cosiddetti data center, cioè partendo da una base di partenza di 11.000 data center nella pubblica amministrazione, praticamente uno per ogni pubblica amministrazione, l'obiettivo è quello di tendere a una contrazione nel loro numero, alzando il livello di qualità dei servizi che ciascuno di questi deve erogare. Quindi questo a che cosa porta? Porta a temi come il cloud computing, a temi come l'accesso a piattaforme digitali trasversali, stiamo parlando di identità digitale, pagamento elettronico, fatturazione elettronica, e porta alla introduzione anche nell'ambito della pubblica amministrazione di un concetto che è molto noto da anni nell'ambito, diciamo, privato, il cosiddetto marketplace, cioè un luogo dove si trovano tutte le applicazioni in uso per gli utenti, dove in questo caso gli utenti sono le pubbliche amministrazioni. Questa è l'impostazione che è stata data a livello nazionale dalle varie azioni normative e regolamentari, al quale la regione, ogni regione in primis, e ogni pubblica amministrazione si deve adeguare. Quindi questa cosa ha comportato a livello dell'impostazione che ha dovuto dare e sta dando Regione Campania al suo piano di sviluppo digitale, cambiare il paradigma. Se fino a poco tempo prima l'azione di sviluppo del digitale sul territorio era legata ad azioni proprie, staccate da tutto il resto e da meri finanziamenti al territorio per lo sviluppo di progetti autonomi, adesso l'azione deve essere invece ottimizzata e razionalizzata con una regia forte e con una condivisione forte a partire da quelle che sono le piattaforme abilitanti, cioè quelli che sono i servizi digitali in comune per tutti. Che cosa vuol dire? Che quando c'è un obbligo di legge che impone che i pagamenti dei cittadini e la PA devono transitare attraverso un unico nodo, le fatture che dalle aziende devono arrivare alla PA devono transitare per un unico nodo, di qui a poco avremo anche tutta l'azione dei pagamenti, diciamo, della pubblica amministrazione, quindi il cosiddetto SIOPE Plus, quindi devono essere centralizzati,
questa azione di normalizzazione, un'azione da un lato obbligatoria e dall'altro spinge quindi alla standardizzazione e alla definizione quindi di modelli condivisi. Quindi le azioni vanno innanzitutto sulla parte infrastrutturale, quindi potenziare la rete sul territorio, e su questo Regione Campania nella precedente programmazione ha investito 120 milioni di euro e nell'attuale ciclo di programmazione ne sta investendo altri 140 per dare la rete a tutto il territorio. Le successive azioni andranno da un lato alla razionalizzazione della spesa e alla normalizzazione dei servizi, in primis quelli abilitanti, fungendo anche da cosiddetto intermediario, in primis tecnologico, fornire quei servizi di base agli enti locali e in prima battuta ai comuni che, essendo piccoli, non hanno tra virgolette la forza di sostenere autonomamente l'adeguamento alle normative. È proprio in quest'ottica che poi si defila ITER. ITER è un progetto, come detto, nato 2 anni fa, da un'idea. L'idea qual era? Partiamo da una grande mappa pubblica a disposizione di tutti, un Google Maps pubblico. Su questo Google Maps inseriamo dei dati, contestualizziamo i dati, condividiamo i dati. Da quest'idea si sta dipanando tutta una serie, che poi vi spiegheranno, tutta una serie di azioni che rappresentano i cosiddetti sistemi verticali che partiranno dalla piattaforma ITER per garantire servizi su diverse tematiche. Vi spiegheranno quello che stiamo per fare in ambito ambientale, quello che stiamo anche per fare nell'ambito della mobilità regionale e quello che in maniera, diciamo, prospettica dovremmo riuscire a fare anche su altri contesti. Vi faccio un esempio su tutti. In ambito ambiente stiamo ragionando sulla individuazione dei mezzi che vanno a fare, che devono fare l'intervento per il recupero per l'intervento a fronte di rifiuti o comunque per scarichi nella cosiddetta area terra dei fuochi, attraverso una mappatura puntuale dei mezzi di trasporto e del loro posizionamento in maniera tale da focalizzare l'attenzione in maniera diretta, facendo andare lì le squadre che sono più vicine. Se una logica del genere la spostiamo in ambito sanità, in ambito 118, quindi localizzare in funzione del punto di chiamata le ambulanza e in funzione della tipologia di chiamata l'ambulanza più vicina e in funzione della tipologia di intervento l'ospedale col posto disponibile, noi riusciamo a ottimizzare anche, quindi con un investimento unico, anche azioni trasversali. Questa è la verticalizzazione di una piattaforma del genere e la grande potenzialità che garantisce e che ha questa piattaforma. Nel seguito quindi ci sarà una presentazione quindi di che cosa stiamo facendo, quindi di che cosa già bolle in pentola, e una seconda parte della sessione dove invece ci saranno gli scenari evolutivi della piattaforma. Sulla qualità della piattaforma chiaramente ne garantisce la persona e ne garantisce la regione. Considerate che la piattaforma ITER l'anno scorso ha vinto il premio Agenda Digitale a livello nazionale e come best practice è stata e verrà adottata da varie regioni anche del nord, fra cui Regione Toscana, nell'ambito di un progetto che si chiama ComGov, proprio come riuso di una best practice, non riuso di un applicativo, riuso di una best practice, cioè l'insieme processo-sistema messo su da Regione Campania. Grazie. Bene, ringraziamo l'ingegnere Vito Merola. A questo punto racconto un attimo come sarà sviluppata la sessione. Chiameremo sul palco il responsabile della Practice GIS di Almaviva, che è stato il program manager dell'iniziativa ITER Campania e anche quindi ha accompagnato la Regione Campania in tutto il percorso di implementazione della piattaforma ITER Campania. So che a questo punto la curiosità su che cos'è la piattaforma ITER, la I cosa rappresenta, il TER cosa rappresenta, sentivo oggi si parlava di informazione, di innovazione, di interrelazione tra dati,
Diciamo che l'ITER li sposa tutti questi concetti, li sposa con la I di innovazione e di informazione, li sposa con il TER di territorio, ma lo sposa anche proprio con l'ITER, ovvero il percorso che una regione deve attraversare per supportare al meglio i servizi al cittadino e, come citavamo stamattina, anche l'interoperabilità tra cittadini e imprese. Breve stacco musicale. E quindi diciamo adesso non abuso della vostra curiosità e passerei la parola a Massimiliano Evangelista per farci illustrare da un punto di vista tecnico come è stata implementata l'Inter Campania, e poi a valle vedremo se è fitta con gli obiettivi che l'ingegner Vito Merola ci ha raccontato. Salve, buonasera a tutti. Il collega mi ha presentato, sono Massimiliano Evangelista, responsabile della Practice GIS Almaviva, e per conto di Almaviva seguo i progetti in ambito GIS a livello nazionale. Negli ultimi anni mi sono dedicato a questo progetto Inter Campania che adesso andiamo a presentare. Prima di far vedere un piccolo video molto esplicativo, vorrei raccontarvi che cos'è Inter Campania, che cos'è questo Geographic Cloud. L'idea, come ha raccontato l'ingegner Merola, era quella di realizzare una piattaforma trasversale, una piattaforma che consentisse ai vari dipartimenti che negli anni hanno raccolto delle informazioni, hanno raccolto dei dati, di mettere a fattor comune solo un'infrastruttura che consentisse di prendere tutti questi dati, visto che sono dati che parlano del territorio, di georiferirli e caricarli in un unico data hub per erogare informazioni, per dati che diventano informazioni e che diventano conoscenza, perché unendo i dati del turismo con i dati dell'afflusso turistico, con i dati dei rifiuti, della raccolta dei rifiuti, tramite anche altri strumenti che poi vedremo, perché ITER è composto da 11 piattaforme open source, sono 11 piattaforme che sono state integrate, quindi una piattaforma è totalmente open source senza costi per la pubblica amministrazione, che sono state opportunamente configurate per realizzare questo cloud geografico. Vediamo un attimo il video di introduzione e poi passiamo un po' invece ai vari dettagli delle varie piattaforme.
Adesso proviamo a vedere nel dettaglio alcune di queste piattaforme, le più importanti. Come abbiamo visto anche dal video, c'è una prima piattaforma, quella di Business Intelligence Locator. Immaginate, c'è un data graph, un geodata graph che contiene i dati che dicevamo prima, che vengono raccolti con degli ETL dai vari database dei dipartimenti, vengono caricati e sono i dati di strumento, sono i dati di supporto allo strumento che avete visto prima di Business Intelligence Locator. Quei dati, quindi unendo i dati di più dipartimenti, si arriva a offrire uno strumento di supporto alle decisioni per i decisori regionali. È stata fornita, anche se non prevista, diciamo, è qui l'interazione tra la pubblica amministrazione e la società e l'impresa che vede la validità di un progetto e su questo progetto ci crede e investe e quindi suggerisce anche alla pubblica amministrazione in una piattaforma, in una panoramica, in un progetto così ampio, di inserire anche ulteriori strumenti. Quindi sono stati fatti ben 7 variazioni migliorative al capitolato, dove sono state inserite una serie di ulteriori piattaforme. La Regione Campania è stata una delle prime regioni in ambito nazionale a dotarsi di una piattaforma IoT, Giotto Technologies. Almaviva lavora, è stata una delle prime società a lavorare sul mondo IoT, realizzando una propria piattaforma. Questa piattaforma open source consente quindi a questo strato, a questo data hub geografico, di collegarsi con i dispositivi, i vari dispositivi che negli anni i dipartimenti hanno posizionato sul territorio. Parliamo di centraline meteo, centraline dei livelli dei fiumi, parliamo di centraline per la qualità dell'aria, quindi tutti questi dati raccolti dal territorio con questi dispositivi possono essere tramite la piattaforma IoT raccolti, elaborati e inseriti all'interno del data hub della Regione Campania. C'è anche un'ulteriore piattaforma che è quella della GeoCommunity. Come dicevamo, non è soltanto uno strumento per i decisori e per il lavoro quotidiano che svolge la Regione Campania, ma è anche e soprattutto una condivisione di queste informazioni verso il cittadino. Ma soprattutto richiede una partecipazione del cittadino a contribuire affinché la regione sappia che cosa sta succedendo sul territorio e qual è il sentiment che c'è sul territorio. Tramite la GeoCommunity la regione lancerà dei temi, ad esempio Terra dei Fuochi, i cittadini possono con la propria cellulare, con la propria app, fare una foto, fare un video e caricarlo e contribuire a questo tema che la regione lancia, con i dati che arrivano dal territorio. Quindi il cellulare è un dispositivo, quindi ITER sarà dotato anche di tutti i cittadini, sono quindi tutti i dispositivi dislocati sul territorio. C'è già anche la parte open data, è stato realizzato il portale open data della Regione Campania, è già attivo e già presenta una serie di asset di dati, quindi la Regione si è dotata anche nel progetto ITER del proprio portale Open Data, quindi tutti i dati raccolti che l'amministrazione vorrà pubblicare e rendere disponibili ai cittadini per sviluppare qualsiasi tipo di servizio, avere i dati dei musei, avere i dati degli ospedali, avere tutti i dati che la Regione vorrà pubblicare tramite gli Open Data, daranno la possibilità a chi vuole sviluppare servizi di sviluppare delle app avendo dati certificati dalla Regione Campania. C'è anche un sistema di data manager, quindi tutti i dati collegati al repertorio nazionale dei dati geografici, quindi tutti i dati della Regione Campania confluiscono nell'RMDT. Ultima piattaforma, ma come dicevo sono varie le piattaforme, ho citato le principali, è la piattaforma GIS. Piattaforma GIS, che adesso vedremo nel dettaglio alcune sue applicazioni, è lo strumento principale, il core di questo sistema. È uno strumento per gli operatori per caricare i dati che parlano del territorio,
gestirli in modo semplice con un'interfaccia user friendly che abbiamo visto, e creare le proprie mappe, mappe che diventano solo una serie di layer che possono essere sovrapposti, e quindi da lì il dato che diventa informazione e diventa conoscenza del territorio. Mi preme sottolineare che il progetto è stato realizzato in RT con due società che tutti conoscono. La prima è Planetech Italia, che anche qui vedo è presente Massimo Zotti, che ringrazio, e l'altra società è Trilogis Italia. Proviamo a rapidamente far vedere alcuni esempi, quindi, della piattaforma GIST. Può essere che è stato già caricato l'ortofoto, quindi la regione tramite il SIT mette a disposizione l'ortofoto che è stata caricata sul sistema. Ci sono dati che poi provengono non solo dal data hub regionale, ma il data hub regionale può collegarsi ai vari data hub nazionali, può collegarsi al repertorio nazionale, può collegarsi al Ministero dell'Ambiente, al Geoportale, può collegarsi a una serie di altri strumenti GIS e prendere tutta una serie di layer geografici. Questo ad esempio è il reticolo idrografico della regione Campania. Dissesto idrogeologico che può essere sovrapposto al reticolo per la gestione delle emergenze, per la gestione del rischio del dissesto idrogeologico, come possiamo avere rischio frane, gestione di eventi sismici, può collegarsi e si collega all'INGV, quindi allo storico di tutti i terremoti, allo storico all'ultimo evento, allo storico degli eventi negli anni, e l'informazione spaziale che si colloca non solo nel luogo ma anche nel tempo, quindi poi ci sono le serie temporali che possono essere tramite lo strumento di ITER. Si può vedere come il territorio è cambiato ed evoluto nel tempo. Abbiamo visto anche la piattaforma di Business Intelligence Locator, ci siamo collegati in fase di assessment alla banca dati della raccolta dei rifiuti, ed è stato fatto qui una statistica tra la popolazione e la raccolta dei rifiuti differenziati. Facile vedere da questa immagine quali sono, in base ai colori, i comuni che sono che stanno operando meglio sul territorio per la raccolta dei rifiuti, per la raccolta differenziata. Come dicevamo, la piattaforma IoT, collegata alle centraline meteo dislocate da SMA Campania sul territorio regionale, ricevendo i dati delle centraline meteo, può essere fatta la mappa in tempo reale della situazione meteo in Campania. E anche lì, livello di fiumi, quindi allertamento, collegamento con le previsioni meteorologiche, può essere fatto quindi anche, che poi vedremo credo in seguito, anche tutta la parte di allertamento per protezione civile. Questa è la piattaforma open source, la piattaforma open data, come abbiamo visto, come ho già detto, è pubblica, questa si trova già in linea ed è accedibile, ci sono già caricati dei dataset da una serie di enti della regione Campania. Logicamente un progetto così innovativo non poteva farlo l'industria da sola, quindi ci siamo avvalsi anche della consulenza della ricerca, quindi questo è un evento che mette insieme la ricerca, l'università e le società private. Progetto così importante, impegnativo e unico, in Italia è stato il primo in quest'ottica, logicamente ha avuto bisogno della ricerca e siamo stati affiancati fortemente dal laboratorio GEUS di istituto gestito da Dimitri Dello Buono. Che invito a salire sul palco. Allora, se posso aggiungere un paio di concetti, sicuramente il supporto di un ente di ricerca come il CNR, sia in termini di conoscenze di dominio territoriale, sia in termini di applicazioni già sviluppate in questi ambiti, a supporto di verticalizzazioni come l'ambiente, l'edilizia, i piani di protezione civile. Ecco, Dimitri, se ci può raccontare la visione, lato ricerca, e qual è stato il contributo del CNR nella realizzazione e nel successo di questa iniziativa. Noi, diciamo, come istituto, io dirigo un laboratorio che è il laboratorio GeosD dell'Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale,
che è anche centro di competenza nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri proprio per la SD, per la Spatial Data Infrastructure, quindi diciamo che veniamo da esperienze che sono abbastanza lontane. Lancio la presentazione perché forse proprio all'inizio si cita proprio questo. Conosco i sistemi GIS da molti anni, ma con GIS stiamo sperimentando qualcosa di nuovo.